Friedman, questa non è l'America. Di nuovo Alan, benvenuto. Allora, dunque, è un viaggio nell'America che ha eletto Donald Trump. È alla seconda ristampa in una settimana, quindi un successo clamoroso. Perché, mi dicevi, non parla solo di Trump, allora? No, questo è un viaggio allo scoperto degli Stati Uniti, ma l'America profonda, perché io da anni ho scritto diversi libri, critico dell'Italia anche, no? Indagato sull'Italia. Certo. Per la prima volta ho deciso devo indagare sul mio paese. Dai, quindi... fa vedere a casa tua. Perché è non andare... è che state messi giusto, così bene. È giusto, è raccontare agli europei, agli italiani, perché siamo in questa crisi esistenziale, cosa è successo. Ho visto le cose sconvolgenti, la povertà profonda, ragazze e madri che non possono dare cibo ai loro figli senza assistenza sociale, i lavoratori sfruttati, il razzismo. Ho visto le cose che non sono quel sogno americano che tutti noi pensiamo di conoscere. Questo non è l'America, è un posto che è diventato purtroppo una società lacerata e poi Trump è arrivato. E quindi cerco di spiegare... Cioè, è quello che spiega la rabbia, la disperazione che ha portato a cercare qualcosa fuori dal sistema... Sì, esattamente, perché voglio essere chiaro, Trump non è la causa dei problemi di America, Trump è una manifestazione dei problemi e quindi... Già l'America era in condizione ben lontana dalla nostra idea. Trump ha saputo abilmente sfruttare il disagio sociale e economico dei poveri bianchi e dire ci penso io, metto a posto tutto. Ma, è una frase sempre un po' pericolosa. Ma sa, se posso dire, prego. Fra meno di fra un'ora o due, alle due stanotte qui in Italia, Trump parlerà per la prima volta davanti al Congresso. E vi posso dire quello che leggerete domani. Lui dirà, voglio la spesa militare più grande del mondo, sì. Voglio che l'Italia e l'Europa pagano altri 10-15 miliardi all'anno per i contribuiti alla NATO, contribuenti italiani che pagheranno quello. Voglio dare più libertà a Wall Street, quindi Wall Street folleggia e i poveri saranno fregati. Senti, due domande. La prima è... Come si è arrivati a un'America così mal ridotta come quella che descrivi nel libro? Come si è arrivati a questa America, questa che non è più l'America? Allora, questo, proprio con Ammazziamo il Gattopardo, un altro libro sì. Sull'Italia, ho cercato di capire gli ultimi 20 anni della crisi economica, cosa è successo in Italia. Qui si spiega che Reagan, poi Bill Clinton negli anni 90, poi Bush hanno smantellato tutta la tutela della fascia più debole della società. Le disuguaglianze dei redditi in America non sono retorica, è una realtà pesantissima per la gente. Io ho conosciuto persone che lavorano e portano a casa 4 euro all'ora netto, cioè niente, e non riescono a vivere. Quindi l'America era già divisa. Quindi Trump era in grado di dire è colpa dei immigrati, è colpa dei messicani, dobbiamo costruire un muro. Ha trovato un colpevole per il malessere che subivano tutti. E si è messo nella Casa Bianca. Ora, è così pericoloso come scrivono in tanti? È pericoloso in termini della violenza, intende? In qualsiasi in termini di geopolitica, guarda, in termini di guerre potenziali, in termini di malessere nella propria società. Sapete, ci sono tanti in Italia e in Europa che vogliono mettere i lenti di buonsenso e dire ma Trump si darà una calmata, ma Trump sarà frenato. Purtroppo io sono andato e ho conosciuto Trump in persona a bordo del suo Boeing 757, il suo jet privato, ho visto davanti a me un uomo che era molto impulsivo, non riusciva a concentrare su un tema per più di 2 o 3 minuti. Un uomo che, secondo me, metterà questo mondo sotto sopra. Dobbiamo allacciare le cinture perché le cose che possono accadere nel mondo e in America non sono necessariamente buone. Descrivicelo, è sotto stress? Non riesce a capire in che momento sta? Qual è il potere che ha? Lui non è un presidente statista, è un palazzinario diventato star del reality show, Apprentice, sì. Briatore in Italia ha seguito lui in America. Sì. Con minor fortuna. Diciamo. E da sempre è uno che vuol remare contro, è molto pieno di rabbia e rancore. Quindi Trump non è un uomo calmo, è un uomo che ama twittare e mentre si può dire ma si calmerà, nessuno controlla il suo account Twitter, In molti dicono saranno gli americani a salvarci da Trump, è vero? Ma se i nostri sistemi di paesi e contropesi funziona, sì.
Noi abbiamo una Corte Suprema, però, che sta per essere riempita dalle nomine di Trump. Sì. E gli italiani non sanno questo, ma le nuove nomine vogliono rendere l'aborto, il diritto di aborto per le donne, illegale in America. Torniamo indietro agli anni 70, 60. Quindi il Congresso controlla i repubblicani, la Casa Bianca dei repubblicani, la Corte Suprema pure avrà una maggioranza. Freni ci sono pochi, quindi per quello che dico, allacciate le cinture. E utilizzate bene i freni. Questa non è l'America, Alan Friedman, complimenti. Grazie. E grazie per essere stato.